Ciao Polinetti, questo è un messaggio importante per voi. Questo canale è nella merda fino al collo. Leggi quello che c'è sul cazzo di foglio. Ok. Lui ha preso il sopravvento, si è impossessato di questo canale e chiede come riscatto 100.000 like, 1.000 condivisioni. Lo sappiamo che è impossibile, quindi non so come andrà a finire, ma è stato bello. No, ti prego, che vuoi farmi? Ciao luride bestiacce di Satana. Questo è Electric. Beo. Siccome quel lurido così chiamato Electric non aveva le palle, invece io le palle non ce l'ho solo e non sono solo quadrate, ma sono bensì esagonali. Beh, oggi torniamo su The Legend of Zelda Breath of the Wild, in particolare nella modalità qui sopra scritto Master, perché questo qua è il nuovo Peo, è il Master Peo, hai capito? Voi invece come state? Luride cagne, state forse guardando qualche tumore su YouTube? Qualche cancro? Tipo FavK? Eh? Qualche challenge? Beh, ora tornerete a vedere qualcosa di serio su questo canale. Avete capito? Come un tipo che non si ricorda neanche come si usano i tasti di Zelda Breath of the Wild, perché sono mesi che non ci gioco. E quindi, vediamo cosa esce fuori, ok? Innanzitutto, quando vedete degli scheletri, tocca fargli male. Hai capito, sti zozzi? Tua madre fa le spaccate sulle pannocchie. Oh, mi si è rotta l'ascia. Ah, attenzione, calma. Che vuoi fare? Tua madre fa gli squat sui salami. Hai capito? Sui salami, ho detto. Tua madre è bisessuale. E tua madre pure. E ti ha lasciato da solo da piccolo, per questo morirai. Hai capito? E prendo tutta la roba tua. Guarda quei zozzi e pipistrelli. Ma che pensano? Oh, mi inseguono. Bip. Zozzi, che pensavate di fare contro il vero uomo di Electric? Piu, 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 piu. Io prendo le ali di pipistrello perché poi ci vado a fare una zuppa con gli intestini di tua mamma. Hai capito? Chissà cosa potrebbe uscire fuori. Non riesco neanche a parlare come Dio comanda. Che vergogna. Questa è tutta colpa dell'altro Peo, che ha portato questo canale alla distruzione. Perché mi inseguono altri pipistrelli? Piu! Azzozzi, che pensavate del Mao? Voi che vostra mamma fa gli squat sulle scope. Ah, c'è nessuno in casa? Questa è una rapina. È una rapina. Aia, aia. Ah, fai male, porca zozza. Al volo, ragazzo, chiappa al volo. Oh, separato sto zozzo. Che vuoi fare? Vieni qua che ti faccio una schivata alla... non lo so. Non lo so che cosa volevo dire. Ma va bene. Vieni qua, zio. Carico il colpo che te faccio male. Il male proprio sui budelli ti faccio. Oh, guarda un po', ci sta un ceste qua. Un ceste. Chissà che ci starà. 20 rupie. Sai che ci faccio io con 20 rupie? Cioè, compro gli schiavi con 20 rupie. Tu guarda sto zozzo in Link che deve morire e quindi gli devo dar da mangiare. Anche se io non vorrei darti nulla da mangiare perché non meriti. Non meriti nemmeno il cibo. Zozzo che non sei altro. Guarda quello quanto è grosso. Ma chi si crede di essere questo? Vieni un po' qua. Vieni un po' qua. Vieni un po' qui da zio Peo. Vieni che zio Peo ti compra, eh. Zio Peo ti compra. Piu. Sai che ti compra zio Peo? I salami ti compra. Vieni qua. Che vuoi fare, zio? Piu. Vai via. Zozzo. Mi si è rotta la spada. Porca zozza. Porca zozza. Porca zozza. Porca zozza. E muori. Zozzo. Prendo la roba tua perché sono un ladro del cavolo. Questa è una rapina. Un bastone. Che ci fo io con i bastoni? Sai che ci faccio io con i bastoni di solito? Li appoggio per terra, prendo una vasca di vasellina, mi ungo completamente di vasellina e mi ci siedo sopra finché non mi esce dalla bocca. Hai capito? Wow! Quanto violento, direte voi. Beh sì, in effetti sì. Oh, guarda questi con le mazze. Ma che stanno a fare? Mi vogliono fare le imboscate. Ma io non lo so, guarda. Piu! Ma che volete fare? Ma che ci fai tu qui? Oh? Che sei volato per caso? Ah ah, ci hai provato? Guarda un po', volare! Coi picconi, ma io non lo so, guardate il dolore, la sofferenza di Link, perché è una cacca Link. Link c'ha la mamma bisessuale, per questo che è un po' scemo. Hai capito, Link? Dai le due mazzate a questi, porca zozza. Oh, attenzione, perché devi giocare con la scopa, no? Ma la scopa, no? Piuttosto, ficcatela dove non batte il sole, no? Facci qualche spaccata sopra, qualche piegamento, non lo so, cioè io sono... Ma è vero, qui siamo in modalità master, qui si recuperano il sangue, quindi in poche parole non gli ho tolto niente.
niente. Quindi mi mangio una mela. Due mele, va? Senti, ragazzo, prendi un po' il volo. Piu! Ops, gran Langeling. Gran Langeling, proprio come tua mamma ti ha insegnato. Quel mignottone di tua mamma che non capiva niente. Guarda, si sono andate a rinascondere. Ma mo glielo fammo vedere noi, eh. Dobbiamo una freccia bomba e gliela ficcamo dal sederino. Una bomba. Ehi, belli, dove state? Dove siete nascosti? Dite un po'. Cheese! Wow! Cheese! Wow! Che è successo? Ti sei fatto male? Piu! Oh, il dolore, poverino! Come godo! Ah, che goduria! Come godo! Io prendo un po' di roba. Uno scopettone, oh! Proprio quello che piace a mamma! Ma tu pensa, oh! Oh, vediamo un po' se riesco a prendere quello al volo con delle frecce normali. Piu! Grande tiro, numero uno. Neanche uno non ho preso, guarda che roba. Link, insomma, c'hai una mira che guarda, oh. Se ti prendessero le Olimpiadi arriveresti almeno undicesimo posto. Bravo, così si fa, bravo. Piu! E cade un chest. Attenzione, c'era un chest lì sopra. Io me lo prendo. Mi prendo un bel chest. Un martello, la mia borsa è piena. La mia borsa sarebbe piena? Stiamo scherzando? Non più, dammi il martello. Ma questo martello sai che ci famo? Sai noi che ci famo col martello? Ci spaccamo i crani. Sacrario di Bacirriaco. Ma io questo non l'avevo già fatto. Tempo sono. Boh, non so neanche dove ero arrivato. Boh, non so neanche se ho salvato. Ma io che ne so, che diavolo ho combinato. Io boh. Ma io non c'ho voglia di fare i sacrari. Mica so qua per fare i sacrari. Io so qui, non lo so, tipo pa' ammazzare i pesci. Dove stai i pesci? Oh? Adesso troviamo un bel Korogu. E i Korogu c'hanno tutte le mamme che giocano coi fidget spinner sui capezzoli. Oh, non c'è chiappo, sai che famo? Facciamo la strategia del peo. Piu, in cui mettiamo un coso lì. Un coso, che è un nome piuttosto comune di cosa. E oh! Zio, stai calmo, non vedi che sto tirando i cosi qui? Beccate a martellata, zozzo. Oh, ti sei fatto male. Oh, come piango. Adesso tiriamo il sasso lì, pip. Guarda come rimbalza, più preciso. Tua mamma gioca con i fidget spinner alla stazione. Io trovo i Korogu. Sai che ci faccio io con i Korogu? Beh, l'impalo. Guarda quanta gente. Bella, questo è il momento esatto, preciso. Innanzitutto, quest'arco mi si sta per rompere, quindi usiamo questo. Allora, tanto per dare il buongiorno a voi, ecco qua una bella bomba. Piu! Beh, siete fatti un po' male? Ah, pensa un po' che succede quando ti do la martellata in testa. Boom! Oh, oh, attenzione! Wow! Non te l'aspettavi questa schivata incredibile da una persona che non gioca da mesi a Zelda, eh? Lo so, però sai come posso aiutarti a capire? Con un'altra freccia bomba. Ai ai ai, madre mia, mi sono ammazzato. Ai ai ai, madre mia, mi sono ammazzato. Questo perché si vede che non ho abbastanza palle ottagonali. E per dimostrare le palle ottagonali di quest'uomo, vi faccio vedere che li sconfigo tutti con la foglia e basta. Hai capito? Perché solo i veri uomini possono sconfiggere le bestie con le foglie. Ciao brutti, vieni un po' qua. Guarda, tu vieni qua. Non tirare i barili, Non tirare i barili, sa. Oh oh oh, guarda quanta gente, Up, attenzione. Wop, calma. Via. Via da qua! Via! Attenzione! Oh, di là! Via tutti in acqua a fare una bella nuotatina! Ah, zozzi! Non sapete nuotare, zozzoni? Belli! Oh, guarda le cose che devo prendere! Guarda le cose! Guarda quante cose questi morti hanno lasciato i loro pezzi qui, in acqua! Piu. Ah, ne è rimasto uno vivo, Ah, con te ci divertiamo, Ci divertiamo! Ah, senti, ragazzo! Piu! Che ne dici se anche tu ti vai a fare una bella nuotata così? Ciao! Bello! Sei il numero uno! Mi prendo la roba tua, è bella. Pure lo scrinio, signori, pure lo scrinio, cioè questi scrini sparsi a caso nel mondo di Zelda, sti zozzi, le cui mamme probabilmente giocavano con i fidget spinner appoggiati per chiappa, si appoggiavano questi fidget spinner per ogni chiappa e poi li facevano ruotare così. Ah, fenicottero boy, devi morire, bravo. Così chiedi a tua mamma la prossima volta di non farti partorire pur di morire. Io sono un assassino di libellule. Queste sai che ce faccio una zuppa e poi le do al mio cane. Con sta libellula del sole, hai capito? Non merita nemmeno di essere mangiata da me. Al mio cane ti darò, hai capito? Presa! Guarda sti zozzi, mo gli famo lo scherzetto, gli famo. Prima di tutto mi devo liberare da questo, perché se no chiama aiuto e non va bene. Zio, tocca che non chiami aiuto, perché qua ci dobbiamo divertire a modo nostro. Allora, che mi posso inventare? Ops, niente, perché si sono svegliati questi. Oh, calma. Ops, non c'hai più il sasso? È rimasto in aria. Ah, scemo.
Scemo, non c'hai più il sasso? Che vuoi fare col sasso? Ah ah! Guarda quello, si è infiammato il bastone. Ma questo mi tira le cose, io non lo so. Guarda un po'. Piu! Dov'è il tuo sasso? Dov'è il tuo sasso? Eccolo lì il tuo sasso. Oh, guarda, ha rotto tutto qui. Adesso proviamo a fare un gioco che non so se mi riuscirà. Ma voi dovete colpire qua a me. Colpitemi. Bravo, bravo. Qui adesso venite qua. Venite qua. Bravo, bravo. Guarda. Piu! Ops, non è stato così forte come mi aspettavo e io sto per morire. Accidenti. Pum, 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 piu. Mi sto forse divertendo un po' troppo, mica lo so. Allora, signori, venite un po' qua. Oh, guarda lì, me lo ha tirato sasso. Piu. Boh. Guarda un po', vi butto via, zio. Oh. Vieni un po' qua. Piu. Vieni qua che devo fare pulizie qui. Ops, mi si è rotto. Ma io sto per morire di nuovo. Stai calmo tu. Devo colpire questo. Piu. No. Che liscio madornale. Attenzione, attenzione, questi mi vogliono colpire. Mi vogliono colpire, accidenti. Accidenti, ma stai calmo. Stai calmo, porca zozza. Oh, oh, oh. Il dolore. Stai calmo. Stai calmo. Stai calmo. Calmo. Calmo, ho detto. Bravo. A terra devi stare. Oh, stai calmo. Calmo devi stare. Oh. Non c'ho qualcos'altro con cui giocare con questi zozzi? Guarda il sasso, mi tira. Ah, facciamo una prova. Dov'è il tuo sasso? È qua, bamboccio. Piu. Il tuo sasso. Eccolo qua, è mio. Pip. Oh, guarda io con questi sassi. Al volo. Pip. Ti è piaciuta questa, eh? La numero uno, vero? Dai, tiramene un altro. Io provo a prenderlo al volo, dai. Dai. Pip. Ah, bravo scemo, bravo scemo. Quando sei scemo. Senti, ora di vedere se anch'io so tirare i sassi. Vediamo un po'. Piu, piu. No, no, no. Devi andare di qua. Esatto. No, non ti spostare. Vabbè. Non mi puoi tirare sempre i sassi. No, tua madre fa le spaccate sulle pannocchie. Ole, che volevi fare con questo? Ah, vediamo un po'. Piu. No, perché vai via? Porca zozza. Tanto entro oggi ce la farò a colpirlo con un sasso. Vediamo. Mi farò inseguire fino a qua. Mentre che prendo questo sassolino. A me, lui adesso sta buono. Si è scordato completamente di me. Così non lo colpisco, vero? Se ne va puttana. Quasi. Porca zozza. Mamma mia, sarebbe stato il colpo della vita proprio. Sto zozzo, tua mamma fa le spaccate sui salami. Mo ti faccio vedere io. Così, così. Niente. Porca zozza, non ci acchiappo proprio. Guarda quello, adesso inizia un'altra volta a tirarmi i sassi. Dai, tiralo, no? Piu. Al volo, scemo. No, stai buono. Riproviamo. Ora, piu. Niente. Neanche da un metro di distanza ce la faccio prendere. Non me ne frega, io sto qui finché non lo acchiappo, eh. Guarda, lui ci acchiappa però, eh. Sto zozzo. Vieni un po' qua. Sì, ciao. Quello proprio un mira perfetta, direi. Senti, zio, mi hai rotto le palle, beccati questo. Piu. Oh. Vedi, questo è quello che succede quando sei un pirla come me. Ah, ma adesso quel lurido cane gli faccio vedere io, eh. Questa volta gli tiro un sasso. Prima lo ricopro di olio extravergine di oliva. Miro al sederino, così che entri dritto dritto, poi esca dalla bocca. Puff, di cattiveria, hai capito? Come al solito, prima di tutto mi devo liberare di questo zozzo qua. Esatto. Poi vediamo un po' se riesco a prendere quello zozzo lì con la scatola. Però porca miseria, tocca il cecchiappo, eh. Un po' più in qua. Così dovrebbe essere precisa, eh. Vediamo. Centro. Però non fa tanto male. Non mi piace il fatto che non faccia tanto male. Deve fare un po' male, no? Vai via, vai via. L'unica cosa che fa male ora sono le bombe. Madonna se fanno male. Poi sfrutti il loro vento. È bella. Arrivi qui, miri dall'alto. Un'altra bella bomba. È bella. Un'altra bella bomba. È bella. Sono tutti morti. È bella. Tutti morti. Bella. Mi piace la gente morta. Di solito viva. L'essere umano di natura è una piaga per il pianeta e per tutti noi. Ma se morta non mi dispiace. Se morta non mi dispiace. In particolare i Bokoblin. I Bokoblin, che sono una razza simile all'essere umano, almeno è una razza leggermente umanoide, ma non è proprio umana umana, no? Quindi è ancora peggio. Un opale. Ma io che ci faccio con gli opali? Però di trovare tipo un video di Favij dentro il chest. Invece no, gli opali mi dà. Che ci faccio io con gli opali? Me lo spieghi? Niente. Però posso. Oh, dove vai? Tanto ti buco i palloncini. Guarda un po'. No, non c'è acchiappo. Piu. C'è acchiappo? No. Grande mago. Guarda un po'. C'è acchiappo? No. C'è acchiappo? Sì, c'è acchiappo. E lui cade e muore. Bella. Ah, non è morto. Oh, no. No, no. Non le frecce elettriche in acqua, per favore. E quanto violento da parte tua le frecce violette. Le frecce elettriche in acqua. Ma che stiamo a scherzare? Sai, io ci faccio con le frecce elettriche. Prendo due frecce elettriche e tua mamma, e ce le attacco una su un capezzolo, una sull'altro capezzolo, e abbiamo chiuso il circuito della vita. Ah, ma adesso non mi vedrai, eh. Arriverò quatto quatto. Zitto zitto. Oh, come fa a vedermi? Vediamo un po' se una freccia bomba fa il caso tuo. Guarda un po'. Dolore. Minchia, poverino è morto. E minchia.
che fai? Piangi, piangi. È come quando sei nato, perché già sei nato senza palle, quindi piangevi. Io quando sono nato dicevo, porca zozza, sono nato. Hai capito? Mica stavo a piangere come un bebè. E che mica sono un bebè come te. Oh, che mica stiamo a scherzare qui, oh. Guarda un po', ha droppato pure un chest qui sotto. Due chest addirittura, guarda te. Guarda la magia dei chest. Guarda qua. Vieni da papo, vieni qui. Non piangere quando ti apro. Sarò gentile, visto che è la tua prima volta. Poi qui c'è un altro chest. Vieni da papino tuo qua, che ti apro gentilmente, con delicatezza. Vediamo cosa hai qui dentro. Un arco da cavaliere, minchia. Guarda lì, ce n'è un altro. Ma c'è pieno di ceste qui dentro. Pieno, sai vuol dire pieno? Oh, ma tu guarda, cosa c'è qui? Questo non mi sa che non l'ho mai visto. Pip. Ma tu guarda, uno di quei piagnoni dei Kurobu. Questa lì nascosta, aspetta che qualcuno li trova. Ma trovatevi qualcosa da fare nella vita, per Dio. State sempre lì a aspettare che qualcuno vi trovi. Qual è il vostro scopo della vita in generale? Aspettare e basta, perché avete le palle tonde. Ecco perché dovreste avere le decagonali per essere dei veri uomini. Palle tonde, che ci fai con le palle tonde? Niente, ecco che ci fai. Ambra, guarda te, là c'è un zozzo di quelli che sono un po' subdoli, quindi io gli sparo una freccia elettrica, bella. Guarda che esplosione elettrica, bella. Ah, sono controcorrente. Morirò, sopravviverò, non lo so. Secondo me morirò. Oddio, sto per morire. Avvicinati a quel cazzo, quella cazzo di sponda, Link, per favore. Stai per morire, Link. Stai per morire. Un'ultima spinta. Grande, Link. Grande. E tua mamma fa le spaccate sui paguri. Tu pensa. Sai, nemmeno mi piace qui si stanno divertiti gli animali del bosco. Hai capito? Animali del bosco, un ceppo. Gli animali del bosco devono morire. Che fanno i rave party qui in giro. Mentre che c'è Link. No, nessun rave party mentre che c'è Link. Oh, che cacchio te spari a coso? Ma tu guarda sto zozzo. Tu sei il zozzume fatto palla. Hai capito? Zozzume, perché mi deve sparare il mondo intero? Cristio. Guarda, un altro animale del bosco. Ma che ci fanno gli animali del bosco qui? Io gli animali del bosco li stupro e me li mangio. Perché Link è un po' strano. È un po' strano, lo so, c'ha le sue preferenze. Non è solo bisessuale, è proprio bispeciale. Nel senso che anche le altre specie, al di fuori degli umani, lo eccitano. Lo so, Link è strano. Non mi guardare con quella faccia. Zitto, eh? Adesso io sai che cosa ti faccio? Sai che cosa ti faccio per te? Sei ancora vergine per caso? Ora non più! Sei vergine per caso? Ora non più! Woo! Sverginata con le frecce. Ma piuttosto penso che questo è quanto per questo video di Electric Bay. Questo episodio totalmente a caso di Breath of the Wild, in cui abbiamo letteralmente ammazzato il tempo. Perché anche il tempo ha paura del peo, hai capito? Il tempo si nasconde quando sente il nome del peo, che risuona nell'aria. Io con le mie palle dodecagonali posso distorcere il tempo e lo spazio. E se anche voi volete essere dei veri uomini, schiacciate il pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se non volete che vostro papà faccia un altro figlio in Mozambico, iscrivetevi al canale. Se non volete che vostra mamma venga ingravidata da un elefante, ok? Tra l'altro sarebbe un insulto per l'elefante. E ricordatevi, questo era lei. Beh! Hai visto? Sono più bravo di te. E ora qui comando io. No! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no!